parliamo dell'Italia, l'Italia, il gruppo Lactalis è fondamentalmente Galvani, di cui io faccio parte, e Parmalat. Queste sono le due realtà. Entriamo nello specifico, io mi occupo appunto della logistica di Galvani, quindi stiamo parlando di circa 250.000 tonnellate anno di fresco, quindi fondamentalmente di formaggio e un po' di salumi e un po' di dairy. Quante referenze, per avere un'idea? Allora, i codici referenze oggi sono più o meno di più di 500 per Galvani, circa 500 per Galvani e un centinaio per Lactalis Nestlé prodotti freschi, quindi per la parte yogurt. Su quanti impianti? Allora, sviluppati in Italia 4 impianti di produzione principali, che sono tutti in Lombardia, e abbiamo fondamentalmente questi stabilimenti più altri terzi e altri stabilimenti del gruppo che producono prodotti a marchio tipicamente Presidente o comunque prodotti francesi. Abbiamo una proprietà, un magazzino di proprietà. Con i tuoi colleghi del commerciale che tipo di relazione hai? Molto buona, è necessario noi siamo particolarmente focalizzati su chiaramente le operation e quindi l'ottimizzazione del ciclo logistico dalla produzione alla logistica e quindi alla distribuzione. Il legame commerciale, previsione della vendita che è all'interno della supply, piano di produzione, distribuzione è assolutamente un focus per la supply. Quanto senti proattiva, ecco, il ruolo della tua funzione nel dialogo interno? Totale, assoluta. Io ho la fortuna, il mio supply chain manager è membro di board, quindi non è una parte dell'operation, non risponde né a un direttore commerciale né a un direttore operation, ma è lui membro di board. Questo ci dà un peso anche dal punto di vista della partecipazione, diciamo, alle decisioni e al processo appunto decisionale. Qualcosa sulla flotta, ecco, quanti vettori, con quanti operatori operi e anche la consistenza della flotta invece dei furgoncini? Come dicevo prima, la logistica per noi è gestita da una parte in proprio, col proprio magazzino, primo livello di stock, e una parte terziarizzata che sono altre tre piattaforme distribuite sul territorio gestite da operatori terzi, che nel caso specifico, per fare nomi, o la Nuova Moscato o Steph. E poi ci avvaliamo di un insieme di distributori locali specializzati sulla propria regione di competenza. Ecco, questo è un tema, io raccolgo assolutamente lo spunto del signor Giorgetti prima, che diceva la condivisione a questo tavolo degli operatori logistici. Mi faccio una domanda, non so dare la risposta, magari nella discussione verrà fuori: quale deve essere il ruolo dal punto di vista strategico dell'operatore logistico? Io credo che la strategia debba essere in mano nostra, retailer e produzione, e non in mano all'operatore logistico. Ma nel fresco è un vantaggio la relativa concentrazione degli operatori? No. Io non la ritengo oggi un vantaggio, si soffre. Noi la risposta che abbiamo provato a dare è stata quella di orientarci da pochi contratti con grandi attori ad andare a trattare, passatemi il termine, cioè a trovare degli accordi locali con i famosi corrispondenti, cioè con quegli attori locali specializzati che fanno la logistica in Piemonte, fanno la logistica in Liguria, fanno la logistica in Friuli. Credo che chi al pane non ha i denti, quando il panorama è diversificato ci si lamenta dell'inefficienza perché sono troppi, sono dispersi, non hanno massa critica. Quando è concentrato, sì, però effettivamente è la dinamica del mercato, ecco, naturalmente in questo senso. Un incontro molto stimolante, molto anche divertente, molto interessante per le contaminazioni. Spero che possano nascere, oltre alle collaborazioni puntuali, anche la contaminazione tra settori diversi.